La parola ambiente è una tra le parole più ricercate su Google, segno evidente di come il tema sia sentito da molti sia nell'accezione della sua salvaguardia che nell'accezione della sua valorizzazione. La consapevolezza della sua importanza e la necessità ormai improrogabile della sua salvaguardia ha condotto recentemente il Parlamento italiano a una modifica dell'articolo 9 della nostra Costituzione, rendendo l'ambiente meritevole di tutela costituzionale. Anche per voi i temi ambientali meritano una maggiore attenzione? Allora siete nel posto giusto. Ciao a tutti, sono Cristina, ideatrice di Volti dell'Ambiente, nato inizialmente come un blog e successivamente diventato anche il canale YouTube che vi sto presentando. I Volti dell'Ambiente è la mia casa virtuale e qui sono benvenuti tutti coloro che come me sono appassionati di ambiente. Ma ambiente? Ma cosa significa? Per me l'ambiente è come un poliedro, ha tante facce o volti, e da qui i volti dell'ambiente. Vi racconto qualcosa di me. Sono nata in campagna e vissuta per circa i primi 30 anni della mia vita in campagna, e sin da piccola, in qualsiasi stagione, i miei giochi si svolgevano all'aperto, in compagnia dei coetanei, ma anche di amici fedeli come cani e gatti. I prati, i campi, il bosco, il torrente nelle vicinanze di casa hanno rappresentato luoghi privilegiati di corse a perdifiato, osservazioni, raccolte e tanta curiosità. Le stagioni, più regolari di quelle di oggi, erano scandite dai riti e dai ritmi legati alla natura, come per esempio la vendemmia, la raccolta dei frutti, la cura dell'orto, la mielitura, la raccolta dell'oliva. Erano eventi che segnavano il passare del tempo, ma che restituivano anche l'idea di una relazione fra più elementi, del forte legame tra questi e della loro interdipendenza. Infatti, ambiente è relazione di più elementi fra loro. Autoproduzione e circolarità erano aspetti nella mia famiglia agiti quotidianamente. Ad esempio, nella trasformazione del grano in pane o delle uova in pasta o dolci, e pochi erano gli scarti, prevalentemente di origine vegetale, utilizzati anche come alimenti per gli animali, quindi c'era una certa circolarità degli scarti. La possibilità di osservare fenomeni meteorologici come la neve, la brina, la grandine, la pioggia, la rugiada o di ripararsi dal gran caldo estivo grazie all'ombra del noce e del tiglio davanti casa erano aspetti della mia vita quotidiana di bambina e anche di ragazzina. A queste esperienze che ho vissuto quando ero bambina mi aiuta a comprendere quanto sia importante per i bambini di oggi donargli la possibilità di poter passare del tempo all'aria aperta, a volte semplicemente a correre o a muoversi in libertà, non con l'obiettivo di imparare qualcosa, ma semplicemente per poter stare a contatto con la natura. E mi rendo conto di quanto tali esperienze possano essere formative, per il carattere, per l'acquisizione di competenze, di conoscenze, per sviluppare caratteristiche come per esempio la curiosità, la capacità di porsi delle domande e anche per acquisire una maggiore fiducia di se stessi e consapevolezza di se stessi. Oggi, anche a seguito della pandemia e del lockdown che ne è seguito, molte persone hanno iniziato a desiderare una vita maggiormente a contatto con la natura e con i suoi ritmi, fino al punto di lasciare lavori o abitazioni prestigiose per trasferirsi in campagna o in montagna e intraprendere altri percorsi lavorativi come per esempio l'agricoltura, l'allevamento o impiegarsi in attività ricettive. Insieme ai giochi all'aperto, la lettura mi ha appassionato fin da quando ho imparato a leggere, spingendomi a fare man bassa di tutti i libri della biblioteca scolastica. Oggi sono una lettrice di libri senza sosta. La mia passione per l'ambiente mi ha portato nel tempo a farlo diventare anche la mia professione. Dal 2006, infatti, lavoro in un laboratorio di educazione ambientale gestito da un ente pubblico.
Qui organizzo, coordino e conduco esperienze di educazione ambientale rivolte a piccoli e grandi. Oggi le passeggiate che facevo da bambina si sono trasformate in trekking ed escursioni in mezzo alla natura. Amo la fotografia naturalistica, quindi fermarmi a fotografare un fiore, fermarmi a fotografare il particolare di una corteccia oppure un paesaggio e scrivere anche qualche breve racconto a sfondo ambientale. Amo conoscere altri luoghi e condividere le mie esperienze, trasformandole in post e video. Amo il teatro, il cinema e la musica. Ma cosa troverete nei volti dell'ambiente? L'ambiente, avendo mille volti, come abbiamo detto prima, può essere narrato in tanti modi. Qui troverete attività didattiche che ci permettono di conoscere l'ambiente, riflettere su di esso, amarlo e adottare comportamenti consapevoli e rispettosi. Troverete libri e film ispirati all'ambiente, racconti e poesie che scrivo e utilizzo nei laboratori di educazione ambientale. Troverete anche nella sezione appunti di viaggio suggerimenti di mete naturalistiche ed artistiche. Nella sezione turisti per casa potrete leggere o vedere video di luoghi incantevoli di Terni, la mia città. Amo il buon cibo e per questo coltivo un orto. In realtà quest'anno lo coltiva più mio fratello che io. Pratico il foraging e cucino in casa la maggior parte dei piatti che consumo. Troverete quindi qualche consiglio sull'autoproduzione. A chi mi rivolgo? Siete dei docenti? Qui troverete suggerimenti di attività di educazione ambientale da utilizzare con i vostri studenti, adottando un atteggiamento propositivo verso azioni che è possibile compiere per migliorare le condizioni ambientali. Amate letture e film che trattano di ambiente? Qui troverete suggerimenti di libri e film. Amate viaggiare? Qui troverete suggerimenti di mete naturalistiche e artistiche. Siete umbri o amanti dell'Umbria? Troverete mete affascinanti di questa meravigliosa regione. Amate autoprodurre le cose che mangiate? Troverete anche delle ricette, alcune della tradizione umbra. Cosa non troverete? Il tema ambientale è molto complesso e io sono una persona in evoluzione, con tante cose ancora da imparare per essere più in equilibrio con l'ambiente, però qualche volta scopro dei modi nuovi per essere maggiormente in armonia con esso e per questo motivo desidero condividere tali esperienze, senza però avere la presunzione di insegnare nulla a nessuno o offrire la classica lezioncina. Pertanto non troverete lezioncine. Mi piacerebbe che invece ci fosse uno scambio o una condivisione di esperienze per essere una comunità che si interroga con spirito critico e costruttivo per il miglioramento della nostra casa comune, il pianeta Terra. Se ritenete utile il blog, mi raccomando seguitelo. Se ritenete utile il canale YouTube, cliccate sulla campanella per non perdere le novità. Trovate inoltre i volti dell'ambiente su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e LinkedIn. Vi indico nell'info box i link. Ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo vi auguro una felice giornata all'insegna dell'amore per l'ambiente. Ciao!